Ciao a tutti e tutte, mi chiamo Ettore Giosuè e questa è una lezione per principianti base e per principianti di italiano, quindi siete tutti i benvenuti a partecipare cliccando il pulsante Join Class in alto sulla vostra destra. Hello to everyone, my name is Ettore Giosuè and this is a real beginner and beginner class, so you're all welcome to join. Today we are going to study to learn prepositions in Italian, so you're all welcome to join this class now live here on Verbling and just click join class button on the top of your screen. Before we start, I would like to share with you a message and should be right here. Here we go. So I would like to remember everyone that my personal earnings for this class and for the following class next week will be donated to Doctors Without Borders in order to provide medical care to the people of the Philippines. And joining this class, by joining this class, you will help me donating more for this good cause. So I, of course, encourage you to join this class. We have free reservation. That's good. You can follow my this campaign for the Philippines on my Facebook page, facebook.com/ettore.verblingteacher. We have already raised, I guess, more than $30. That's good, but we can do more. More teachers are joining this campaign with me, so you can also take Isabel classes in Spanish, and also all her personal earnings will be donated for this course, and also Marina classes, and also her personal earnings will be donated for this course. So I would really like to thank you, of course, for participating, and I think this is a good course. So let's get involved together. And we have our first student, Em. Ciao, Em. Ciao, come sta? Molto bene. E tu? Non c'è male. Bene, molto bene. Fa sì. Freddo qui oggi? Fa freddo, it's very cold here. Oh. Bene, Em. Dovrebbero esserci più studenti perché abbiamo più posti riservati. There should be more students because we have more reserved seats. Oh, we have Vera. Ciao Vera! Ciao Ettore! Come stai? Bene, tu? Molto bene, grazie. Ciao Vera. Come stai? No, studio spagnolo. No, hoy no toca español. Estudio italiano. Bien, muy bien. Son parecidos. Sono più simili. Sì, sono okay. Simili. Esattamente. Molto bene. Grazie Vera per partecipare a questa lezione. Nella chat di Verbling posto un link e lo condivido anche sul mio schermo. Opera, here. Le preposizioni. Vera, puoi farmi un esempio di una preposizione? Puoi try it, intentare o no? Provare, sì. Provare, ok. Io sono
Con il mio gatto. Esattamente, tu sei con il tuo gatto, sono con il mio gatto, perfetto. Oppure possiamo dire le lezioni di Vera su Verbly. Le lezioni di Vera su Verbly, lo scrivo anche qui sul documento. Le lezioni di Vera su Verbly. E abbiamo di, la preposizione di e la preposizione su. It should mean something like Vera's classes on Verbly. Di Vera, ad esempio, il gatto di Vera. Oppure il computer di M. Oppure la Ferrari di Ettore. Tutte queste sono preposizioni. Oh, la Ferrari! No, no, no. In español es el Ferrari. Ajá, no, no, la Ferrari. Wow. La Ferrari, la Fiat. Il Mercedes. Ah, perché è la macchina. Sì, sì. Ah, usually. Ok. M, che cos'è un gatto? I don't... gatto? Gatto. Gatto. I don't understand. I'm sorry. I don't understand. I don't understand the question. Che cos'è? What is it? Che cos'è? Oh, what is it? Gatto? Cat? Esattamente, esattamente. Okay. So we don't have a cat here. But meow, meow. Okay. Okay. Computer, la Fiat. Okay. E le preposizioni sono parole o gruppi di parole che cominciano un sostantivo o una frase con più di una parola. Più delle volte le preposizioni ci dicono dove o quando e mostrano possesso. Ad esempio, la lezione di Vera, la lezione di Vera, the lesson is, you know, of Vera, di Vera e non di Ettore. Il gatto è di Vera. Quindi ci dimostra che Vera possiede un gatto. Sì, sì. O il computer è di M. Sì. La Fiat Punto è di Ettore. Fortunatamente. Ok. Non Ferrari? No, 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 Ferrari. No, no, la Ferrari, si, la Ferrari la uso solo nelle grandi occasioni. Oh. Io ho quattro. Quattro. Preferisco, preferisco la, la Rolls Royce. Sì. Ok. E abbiamo in italiano le preposizioni semplici, simple prepositions, e vediamo un po', sono le più facili. Ad esempio, possiamo dire la lezione di Vera, ma possiamo anche dire che Vera va
Un attimo. I'm writing in the Google chat box. Scrivo nella chat di Google. Vera va a Milano? O possiamo dire che rimane a casa? Ok, ad esempio Vera va a Milano, usiamo la preposizione a, in questo caso in inglese to, quindi Vera va a Milano, Vera goes to Milano, sì. E a viene utilizzata sempre per le città, Vera va a Milano. M va a Roma. Ettore va a Parigi. Marina va a Londra e così via. O anche per rimanere in un posto, Ettore è a casa, o Vera lavora a casa. Vera lavora a casa su Verbly. Quindi anche quando stiamo in un posto, ok? Viceversa, in, la preposizione in, può essere usata per andare in una nazione, regione, via, ad esempio, Vera va a Milano, in Lombardia, oppure Vera va in Lombardia. M vive in, ok, questa è un'eccezione, Ettore vive in Italia e Vera vive in Spagna. Vero, Vera? Mm-hmm. Sì. È molto difficile per me, perché in spagnolo Vera lavora in casa. O sea, Vera trabaja en casa. Anche in italiano ci sono queste differenze. Vera lavora in ufficio. Vera lavora in banca, ma Vera lavora alle poste. Alle is still a preposition, ma è una preposizione articolata con un articolo. Che cosa è poste? Le poste, Vera, sono un luogo dove se hai una lettera puoi andare. Ah, ok. Perfetto. Ok. Quindi in e a, you need a bit of practice, but there are some rules.
E M. Sì. Dove vorresti andare? That means where do you want to go? Where would you like to go? Into the congregation. Innsbruck. Quindi io voglio andare a Innsbruck. A Innsbruck. E dove si trova Innsbruck? Innsbruck? Quale nazione? Come se dici beautiful city in Italia. Bellissima città. Oh, bellissima città. Ma dove si trova? Dove si trova? In Italia? Innsbruck si trova in Italia? In Spagna? No. In Spagna? Where is it? Dove si trova? Si trova in Spagna? Innsbruck? No. In Italia? Mm-mm. In Germania? No. In? Innsbruck, where is it? Austria. In Austria, perfetto. Austria. Quindi voglio andare a Innsbruck in Austria. There is even a fancy name for Innsbruck in Italian. Ponte sull'Inn, but no one really used. Vera, dove vorresti andare? In Italia, I know, ma In Italia. Oppure in quale città? Qualcuna. Qualsiasi perché io non sono stato in Italia. Vorresti, ma non sei mai stata in Italia? E vorresti andare a Milano o a Roma? Non so, io penso che a Roma, perché io conoscere molto bene la Fontana di Trevi, per esempio, la città di Vaticano, è più famoso, famosa, un'attrazione famosa, famosa. Molto bene. Proviamo a fare un gioco. So, dove si trova? Means where is it? More or less. Dove si trova la città di Atene?
Dove si trova la città di Atene? Greece. Mm-hmm. In Greece, italiano? In Atene. Mm-hmm. In Athens. Athens. In sì, English? Sì. Okay. Mm-hmm. Atene. Mm. Atene. Sì, sì. Atene. Si trova in? Come ti dici Greece? Grecia. Grecia? Grecia. Mm-hmm. Dove c'è anche Omero? Una persona. Ah, perfetto. E Vera, dove si trova... Vabbè. Dove si trova... Sì, Vienna, dove si trova Vienna? Come si scrive? Vienna, I'm writing in the Google chat box. Mm-hmm. Mm-hmm. Dove si trova Vienna? In Austria. In Austria? Mm-hmm. Oh, è Austria. Perfetto. Come si dice Austria in spagnolo? Austria. Ok, ok, molto bene. In tedesco, Österreich. Yeah, Österreich in tedesco, sì. Una cosa totalmente diversa. Ok, e M, dove si trova... Mosca. Russia? Russia? Russia o in Russia? A Russia. No, no, oh, no. In, oh, sorry. In Russia. In mm-hmm. Russia. Perfetto. That's the reason for this game. Come si dice Russia? Russia. In Russia. Mm-hmm. E dove si trova Palermo? Italia. In Italia? Mm? In che isola? In Sardegna o in Sicilia? I don't know. Vera, lo sai? Sicilia. Sicilia. Mm-hmm. Oh. Sicilia, perfetto. Sicilia. Mm-hmm. Dove ci sono i limoni? Sicilia is island? Mm-hmm. Sicily. Sicily mm-hmm. in English. Mm-hmm. Esatto. Molto bene. E... dove si trova il monte Everest? Asia. In Asia? Sì, da qualche parte in Asia. Mount Everest. I don't know what city. Neanch'io. E tra la Cina e il Nepal. Okay. E in Cina. Sina. I thought you were Cina. Asking city. I thought you were asking city. No. In che nazione? Oh, Cina. Cina. Cina mm-hmm. is country. Mm-hmm. And esattamente. Città is city. Mm-hmm, esattamente. Oh, no. Cina. Cina is means... Yes, it's the country, it's China. Okay. Mm. Come mm-hmm. si dice country? Nazione o paese. Nazione.
Okay, Ettore? Sì? Noi abbiamo bisogno dell'articolo, la Cina e il Nepal, tra la Cina e il Nepal, o noi, possiamo possiamo dire tra Cina e Nepal. No, hai bisogno dell'articolo. Okay. In italiano sempre si usano gli articoli. Io sì. Ma non è difficile? Cina è femminile perché finisce con A, quindi la Cina. Nepal è maschile perché finisce con una consonante, quindi il Nepal. Ok. Ok, e abbiamo visto A e in, da, from. Ad esempio, da dove viene Mel Gibson? Da dove viene Mel Gibson? USA. Trying to say unit. It's something. State Unite. D'America. Stati Uniti d'America. Is USA or USA permitted? Can you use USA? Just the letters? No, you would say dagli USA, but USA? With an Italian accent pronunciation. USA. USA. Mm-hmm. That is permitted in Italian. Okay. Oppure possiamo dire che Vera va da Roma a Milano a piedi. From to. By foot. Ti piace camminare, Vera? Bueno. Abbastanza. Vera, vai da Roma a Milano a piedi o in macchina? In macchina. Sure. E M, vai da New York a a Mosca a piedi, in macchina o in aereo? Aereo. Aereo. In aereo. In aereo, perfetto. In aereo, in macchina, in bicicletta. No. No. Vai. Vera, vai al lavoro in bici? Non so come. Qualche volta? No. Sometimes. Qualche volta? What is bici? La bici è un mezzo che si pedala. Questa è una cicletta. La bici è vera. Oh, it's the real thing. Oh, bicicletta.
Esattamente, bicicletta. A piedi. Perfetto. Ok, vediamo un po'. Abbiamo con può essere con una persona, ad esempio Vera, studio, spagnolo, con Vera. Studio spagnolo con Vera. Oppure con qualcosa, bevo il caffè con lo zucchero. Bevo bere. E B, una B quella, bevo. Bevo. Non bevo come in bevo. Spagnolo, bevo. Bevo. Es bevo. Mi dispiace, vero? ma anche con un sentimento. Studio italiano. Con passione, faccio davvero con passione. Vera canta con energia. Okay. Questi sono gli usi. Si dice spesso, ad esempio, fare una passeggiata con qualcuno. Have a walk with someone. E così via. What is passeggiata? A walk. Oh, passeggiata. Passeggiata. Passeggiata, camminata. E abbiamo su qualcosa, questa lezione è sulle preposizioni, su, oppure il libro è su. Su Einstein. Non è di Einstein, ma è su Einstein. O significa on, su qualcosa. Ed è spesso una preposizione articolata. And we will see them. Ad esempio, Omero è sulla mano. Sulla mano. Oh. Omero è su il cubo di Rubik. Is su similar to about? So what are you saying? Sì. The book is about Einstein? Sì, or il libro è su Einstein. La lezione è sulle preposizioni. Il corso è sulla lingua italiana, insomma, e così via. Sì. Ok.
Andiamo avanti. Abbiamo per è sempre casuale per una ragione. Vera studia italiano per cantare in italiano. Sì? Sì. Sì. Interessante. È vero? Beh, perfetto, è vero. E Emma studia italiano per ascoltare Vera cantare. Ok, Oscarari to listen? Ascoltare, esattamente. Is listen, ok. In spagnolo, escuchar. Uh-huh. L'unica parola che so. Benissimo. Oppure sono su Verbly per studiare. Per, it's for a reason. Vera, perché studi l'inglese? Per potere. Potere parlare otra preposizione in più di tre lenguas. Lingue? Molto bene. E come studi inglese? Come studi l'inglese? Su Berlin, principalmente. E usi anche dei libri? Sì. Sì. Vera. A che cosa serve? A che cosa serve una carta di credito? A che cosa? Un attimo. So a che cosa serve? What is the use of? Di una carta di credito. Difficile. Una carta di credito. Per... Questa non è una carta di credito. Ci assomiglia. Per pagare... per pagare abbigliamento, per pagare i vestiti, per comprare anche i vestiti, cibo, per comprare il cibo, e regalos, doni e regali. Regali. O anche doni, sì, dei doni, dei regali. E per sposarsi, no? Just. E con che cosa possiamo pagare dei vestiti? Con che cosa possiamo pagare dei vestiti? Clothes? Clothing? So, quindi con che cosa?
how can we pay for? Oh, compraro con con carta di credito. Con la carta di credito. E it's the word the words are so similar in Spanish and Italian. In Italian it's comprarlo. Compro. In spagnolo comprar, non lo so. Yeah, compro. E che cosa possiamo utilizzare? La carta di credito oppure? I didn't understand the question. I know it's lo so. Possiamo pagare con la carta di credito? Yeah. Oppure or denaro o soldi? Denaro. Con il denaro. Denaro. Soldi. Esattamente. Che denaro o soldi? Qual è soldi. 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 Come i bambini, they always ask, chiedono sempre, mamma, dammi i soldi. Soldi. Soldi, sì, soldi. Denaro è più formale. E moneta? Moneta, it's coin. Una moneta. Oh, moneta. Soldi is... paper. Sì. Ok. Genere, ma anche le monete, it's general. In generale. Quindi possiamo pagare con i soldi, con le monete, con le carte di credito, con gli assegni. Che cos'è un assegno? No. Cheque, sarà un... Esattamente. È un pezzo di carta? Non ne ho uno qui. Oh, to sign. Ok. Sì. No. Sì. Yeah. Signature. No. Questo è ad esempio un blocchetto degli assegni. Statement. Scrivo qui, questo assegno è per Vera, i 1000 euro. Perfetto. Dove posso mandarlo, Vera? Ok, come vedete, 1000 vanno bene. Come vedete, è una banca tedesca, Deutsche Bank. Ok, e andiamo avanti. E tra due oggetti, tra qualcosa. Ettore e tra il cubo di Rubik e Omero, tra. Il cellulare e tra il cubo di Rubik e la mano. E così via. È simile. I think il mismo. Lo stesso? Tra, tra, fra. You can say them both. Tra, fra. It's the same? Sì, sì. The same LG? Mm? It's the same?
Sì. Like you, your mobile. I think it's the same mobile. Ah, non ho capito, vero? I didn't understand. Your mobile? Uh-huh. It's like my mobile. Aha. Uh-huh. LG. Aha, LG. Uh-huh. È buono. Molto. Ok, e vedete che fa molto freddo. Sono 7 gradi. Ok. Sì, Em? Em? Sì. Mm-hmm. Ok, proviamo a leggere queste frasi. Em, puoi leggere per cortesia? I should write? Read. Oh, leggere. Read. Mm-hmm. Oh, okay, leggo. Il professore di italiano è simpatico. Mm-hmm. Perfetto. Grazie. Okay. Sì, sì. Simpatico, simpatico, simpatica in español. Luca è di Roma. Mm-hmm. Perfetto. Luca abita a Bergamo. Mm-hmm. La Tour? Tour Eiffel. Tour Eiffel? In italiano diciamo Tour Eiffel. Eiffel, Tour Eiffel. In Francia. Mm-hmm. Luca e Maria Giocano. Giocano. Mm-hmm. Con Matteo. Mm-hmm. Il libro è su un tavolo. Mm-hmm. La lezione è mm-hmm. su Verbling. Mm-hmm. Questa questa penna è per te. Mm-hmm. Questa penna è per te. Per te? Ok. La libreria. Libreria. E tra due negozi. Negozi. Perfetto. E Vera, mm-hmm. proviamo a fare l'esercizio insieme. Fulvio studia. Ok. Quindi, oggi Fulvio e mm-hmm. Oggi Fulvio è uh-huh. in biblioteca. Uh-huh. Perfetto, in biblioteca, molto bene. E la biblioteca è? La biblioteca è due alti edifici. È in? Mm, ok, oppure su due. Ok, ma it's like over two buildings. It's more between them. Ah, ok, between tra. Perfetto. La biblioteca è tra. E Vera, Fulvio studia con un compagno. Mm-hmm. Perfetto. Vera, sempre Vera, studia? Studia l'esame di biologia. Studia studia l'esame di biologia. Studia. I don't know. In Spanish. M? Studia
In? Is it in? No, it's per. Per. Oh, for. Oh, is per. Per. Oh, for? Ah, studia per l'esame di virtù. Oh, for. Okay. Mm-hmm. That is the reason why it's done. Le, oh, for an exam. Oh, l'esame. Mm-hmm. Okay. Molto bene. E M, mentre? Ok. Fulvio pensa a... una ragazza bruna. For? Per? No. No? Pensas, think? Mm-hmm. Thinks or about maybe about or that is difficult. Una gragasa bruna is a girl. I know mm-hmm. Bruna yeah. is that color. With, yes, with brown hair. Brunette. Oh, with brown. Mm-hmm. Okay. Pensa. Thinks. I don't that one I don't know. Because pensas think. Mm-hmm. Sì, sì. Vera, hai un'idea? Mentre Fulvio pensa in una ragazza bruna. No. That would be ah, in Spagna in no a. Ah, mm-hmm. That was perché difficult. In spagnolo è in. Okay. Okay. Pensa a una ragazza bruna. Pensare a qualcuno. Mm? Mm-hmm. Okay, M, continua. Il libro è... I don't know what sedia is. Una sedia. Sedia, dove ci si può sedere. Chair. Mm-hmm. Oh, chair. Oh, a libro would be on a su. Mm-hmm. A su. Libro su it the on una chair sedia. Mm-hmm. E su una sedia, perfetto. E l'ultima M dove? Il libro dove è un libro per o in? No. Billy, it's a book about, oh, about. About, mm-hmm. no, about Sue? No. Of biology, sir? Sì. Of? Oh, D. Mm-hmm, perfetto, D. Dov'è il libro D, biologia? Mm? Brava! And if, benissimo. And if you thought that was easy, difficult, that's not for the next thing. Because abbiamo anche le preposizioni articolate. So what it means. Here we said tra due edifici alti, oppure... una a pensa a una ragazza bruna in generale he thinks mm-hmm. to about a girl but if that was one specific girl la ragazza bruna we non possiamo dire Fulvio pensa a la ragazza bruna no we can't say that we must say pensa alla ragazza bruna. Mm-hmm. E questa è una preposizione articolata. That is an article preposition. It's a preposition mm-hmm. with an article. È una preposizione con un articolo. So the preposition changes with the conjugation. Yes, when the preposition a, da, di, in mm-hmm. and so are used with a definite article, the preposition and the article combine to form one word.
formano una sola parola quando a, da, di, in e su sono con un articolo determinativo, formano una sola parola, una preposizione articolata. Quando sono con un articolo indeterminativo, with an indefinite article, it doesn't change, non cambia con un articolo indeterminativo. Luca pensa a una ragazza bruna. Pensa a una ragazza bruna. Ma Luca pensa alla ragazza bruna. E alla è uguale a A più la. È chiaro? Mm-hmm. Ok, e queste sono tutte le preposizioni articolate. Abbiamo A più il diventa al, A più lo, allo, al, alla, al, ai, agli, alle, da, da, eccetera, eccetera. Ma è più difficile. Questa è la parte più difficile. È abbastanza logico. Uh-huh. Perché da più il diventa dal. Da mm-hmm. più lo, dallo. When you have... You would usually double the consonant. Dallo, dal, dalla, dal. Mm-hmm. Oppure del, yeah. Ma dai, dello, del, della, eccetera, eccetera. Ma quando noi parliamo è difficile. Sì, un po'. Ma le preposizioni articolate sono molto usate. But don't worry, we are making some exercise now. And okay. In nel mio blog mm-hmm. c'è un esercizio sulle preposizioni. I will search for that. But Ok. Just a second. Un secondo. Eccoci qui. Dopo la lezione, se andate su quel link, c'è un esercizio sulle preposizioni. You can find an online exercise there. Oh, okay. Mm-hmm. Oh, okay. And there is even an explanation. Mm-hmm. Just a second. Okay. Spiegazione delle preposizioni, un secondo, eccoci qui. Ok, grazie mille Tore. Queste sono per le preposizioni. Prego Vera, prego. Non c'è di che. Grazie Ettore. Prego. And will there be classes next week? Yes, there will be a... Beginning level? Yes. Sì. If you have 10 minutes, we can make an exercise with that. But if okay, you have to sì. go, it's okay. Sì, no problem. Ettore, io devo andare. Okay. Tranquilla. Ciao. Ci vediamo presto. Ciao, Vera. Ciao. Ciao Vera. Grazie a te, Vera. Ciao. Okay, let's read these examples. Okay. Puoi leggerli, per cortesia, eh? Okay. Let's see. Okay. Esercizio? Mm-hmm. Yeah. No, gli esempi. Mm-hmm. Esempi.
E il libro Esercizio. Ah, ok. Ah, ok, so let's do this. Let's make this exercise. Quindi dobbiamo fare una preposizione articolata. Ad esempio, è il Ok. libro di. Studente, è un libro, Dello il, studente. de, oh, you're doing, okay, I see what you're doing, yeah. Il professore, spiega, studenti. Let's see, the masculine, is it, Gli oh, di, quindi è gli studenti, quindi il professore spiega agli studenti. oh, okay, ugly, I keep on saying ugly, but it's Agli. Ali, Ali, Ali studenti. So it's il professore Spiega. spiega E non è tedesco? Spiega. al spieta what is spiega mean? Teach. Teach or teach? Explain, explain. Explain, ok, spiega. Explain. But it is spiega. I think you make a bit of confusion with that word in German, Spiegel, spiega, Spiegel is a mirror, yeah. but spiega in Italian. And that explains. Okay. Okay. So Okay. it's next. Siamo. Siamo a lezione di italiano. So a would be that would be al. La lezione o il lezione? La. Oh, I see. I was looking at the first person, the person who's speaking. But you have to look, okay, la, so that would be Allah. Anda. You should, Allah. you know. Okay, now I think I understand. Okay, let's try with this one. Tavolo. Tavolo would be su, su, that would be Pablo, that would be the lei, so it'd be su lei. Sul tavolo, il tavolo. Perché Okay. le it's for plural. You should think of the article, but I guess we didn't make articles Oh, yet, so that. I was in the third person plural, and No, it's no, 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 no. You should think of the article of the noun. So il tavolo. Il tavolo, So so it would, su più il is su, sul. That su is. with the, okay. And so it would be su. Esatto. Ok, the last one. Ho bisogno di. Okay. O is okay. O is bisogna di would be di appunti di storia. So it would have to agree with storia. No, no, gli appunti di storia. So you have to see D più gli. What is D più gli? Deeply would be degli.
Esatto, de, no, de lì, de lì. Degli. Ho bisogno degli appunti di storia. You should always see the article of the noun and then the preposition and then see. Like tavolo, il, so you know il tavolo, and su, so you do, you search su plus il is sul. Okay, I think I understand this. This is very confusing. But you, if you want, you can make these exercises and then send me on Facebook and I will correct. Okay. I don't have Facebook. I don't. Or you can send me an email. No, that's no problem. I'll I'll go. Also on my website there is. Yeah, I listen to the lessons on the recorded lessons. Mm-hmm. So I can listen to it again. Mm-hmm. Okay. Yeah. Perfetto. Grazie mille. Okay. A lunedì. A presto. Okay. A presto. Grazie. Grazie. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.